Bene, al termine di tutti questi giri che abbiamo realizzato, il nostro lavoro si presenterà in questo modo. E adesso dobbiamo procedere con il fare nel prossimo giro 10 maglie basse, quindi facciamo le nostre 10 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 e 10. Dopodiché, dopo aver fatto le nostre 10 maglie basse, facciamo una diminuzione. Quindi partiamo e facciamo la nostra diminuzione. Dopodiché dobbiamo fare altre 10 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e facciamo un'altra diminuzione. Quindi dopo le 10 maglie facciamo un'altra diminuzione. E poi non dobbiamo fare nient'altro che arrivare alla fine, fino alla fine facendo le maglie come si presentano. Quindi arriviamo fino alla fine facendo maglie basse. Ho finito anche questo giro, quindi vado a chiudere il lavoro. Faccio una maglia bassissima nella prossima maglia e taglio un po' di filo per la cucitura. Dopodiché facciamo un nodino e mettiamo da parte anche questo pezzo, perché poi procederemo ad imbottire tutte le parti alla fine quando montiamo. Quindi adesso passeremo alla realizzazione delle braccia. Quindi faremo le braccia, che sono queste qui. Sempre con il nostro filato bianco avviamo un anello magico. Quindi avviamo l'anello magico e all'interno di questo anello magico dovremo andare a fare 6 maglie basse. Quindi andiamo e facciamo le nostre 6 maglie basse. Fatte le nostre 6 maglie basse, stringiamo l'anello magico e all'interno del prossimo giro dovremo fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti. Quindi facciamo un aumento in ogni maglia bassa del precedente giro fino al termine e nel nostro lavoro ci saranno 12 maglie basse. Terminato il nostro giro da 12 maglie basse, andremo a fare il prossimo giro in cui realizzeremo una maglia bassa e un aumento e realizziamo una maglia bassa e un aumento fino al termine del giro e nel nostro lavoro ci saranno 18 maglie basse. Adesso, terminato il nostro giro, sul nostro lavoro ci saranno 18 maglie basse, quindi non dobbiamo fare nient'altro che per i prossimi 18 giri lavorare le maglie come si presentano, quindi dobbiamo lavorare 18 giri di maglie come si presentano. Dopo i 18 giri di maglie come si presentano, il nostro lavoro si presenterà in questo modo. Adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo giro, che consiste nel fare una maglia bassa e una diminuzione. Quindi faremo una maglia bassa e una diminuzione fino al termine del giro e nel nostro lavoro ci saranno 12 maglie basse. Dopo aver fatto il nostro giro di diminuzioni ci andremo ad attaccare con una maglia bassissima nella prossima maglia bassa. Dopodiché tiriamo il filo e ne lasciamo un po' per la cucitura e facciamo un nodino. E di questi pezzi ovviamente ne dovete realizzare due, quindi realizzate due di questi e li mettiamo da parte insieme agli altri pezzi. Dopodiché adesso passeremo alla realizzazione delle gambe, delle zampe, scusate, e poi passeremo alla realizzazione delle orecchie.
Per realizzare le zampe, facciamo un cappietto iniziale e dobbiamo avviare 8 maglie, una catenella di 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dopo aver fatto le nostre 8 catenelle, facciamo una catenella aggiuntiva e ci giriamo saltando la prima catenella, quindi saltiamo la prima catenella e nella seconda iniziamo a lavorare. Facciamo una maglia bassa e dobbiamo ricoprire tutta la nostra catenella di maglie basse, quindi in totale faremo 8 maglie basse. Dopo aver fatto le nostre 8 maglie basse, nella stessa catenella in cui abbiamo fatto l'ottava maglia bassa, facciamo un aumento doppio, quindi dobbiamo fare 3 maglie basse nella stessa catenella. Dopodiché in queste costine andiamo a lavorare in queste costine 7 maglie basse, quindi per tutto il retro della catenella lavoriamo le costine così come si presentano e in totale saranno 7. Iniziamo il secondo giro, quindi nella prima maglia che ci troviamo faremo un aumento. Quindi facciamo 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Dopodiché marchiamo il primo punto che abbiamo appena realizzato e facciamo dobbiamo fare 6 maglie basse, quindi iniziamo e facciamo le nostre 7 maglie basse, scusate, non 6 maglie basse. Dopo aver fatto le nostre 7 maglie basse, nella prossima maglia andremo a fare un aumento. Quindi facciamo 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Poi nella prossima ancora facciamo un aumento doppio, che consiste nel fare 3 maglie basse nella stessa maglia di base. Poi nella prossima ancora facciamo un aumento normale. E poi proseguiamo con il fare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, nella prossima maglia che ci ritroviamo faremo un aumento normale e poi nella prossima ancora maglia facciamo un aumento triplo, quindi doppio, scusate. Quindi facciamo 3 maglie basse nella stessa maglia di base. Eccoci qua che abbiamo finito anche un altro giro. Proseguiamo con il prossimo giro in cui faremo un aumento iniziale, quindi una e 2 maglie basse nello stesso punto e possiamo anche marcare. Dopodiché realizziamo 8 maglie basse, quindi partiamo una, due, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse. Dopodiché, dopo aver fatto le nostre 8 maglie basse, facciamo un aumento. Dopo aver fatto il nostro aumento facciamo una maglia bassa, dopodiché facciamo ancora, allora un secondo, abbiamo fatto un aumento, una maglia bassa, facciamo un altro aumento nella prossima maglia, quindi una e 2 maglie basse nella stessa maglia di base, poi proseguiamo con il fare 2 maglie basse, quindi una e 2 maglie basse, e poi nella prossima maglia un aumento, quindi una e 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Poi facciamo 7 maglie basse. Dopo aver fatto le nostre 7 maglie basse, nella prossima maglia che ci ritroviamo facciamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Poi facciamo nella prossima una maglia bassa, poi facciamo un aumento,
e una maglia bassa nella prossima maglia. Adesso andremo a realizzare il quarto giro, quindi facciamo, stavolta iniziamo con una maglia bassa e marchiamo il nostro punto. Dopodiché facciamo, dopo aver fatto la maglia bassa, facciamo l'aumento, quindi una e due maglie basse nello stesso punto. Poi facciamo 9 maglie basse, una, due, dopo aver fatto le 9 maglie basse, facciamo un aumento nella prossima maglia bassa, quindi facciamo 2 maglie basse nello stesso punto. Poi facciamo 2 maglie basse, una e due, un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Poi qui faremo una, due, tre maglie basse nelle prossime 3 maglie e poi un altro aumento. Poi proseguiamo con il fare 8 maglie basse. Dopo aver fatto le nostre 8 maglie basse, nella prossima maglia facciamo un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto. Poi facciamo 2 maglie basse nelle prossime 2 maglie. E poi nella prossima maglia facciamo un aumento e poi concludiamo questo giro con una maglia bassa. Adesso non dobbiamo fare nient'altro che lavorare per quattro giri le maglie come si presentano, quindi per quattro giri lavoriamo le maglie come si presentano senza fare aumenti. Una volta che abbiamo realizzato i nostri quattro giri di maglio come si presentano, dobbiamo procedere con il fare nel prossimo giro 11 maglie basse. Quindi partiamo e facciamo 11 maglie basse. Realizzate le nostre 11 maglie basse, adesso dobbiamo proseguire con il fare 6 diminuzioni consecutive. Quindi partiamo e facciamo 6 diminuzioni consecutive. 2, 3, 4, 5 e 6 diminuzioni. Dopodiché arriviamo fino al termine del giro lavorando le maglie come si presentano. Bene, passiamo al prossimo giro in cui dovremo fare 9 maglie basse e 4 diminuzioni. Quindi facciamo le nostre 9 maglie basse, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie basse. Dopodiché, dopo aver fatto le nostre 9 maglie basse, dobbiamo fare 9, scusate, dobbiamo fare 4 diminuzioni consecutive. Quindi facciamo le nostre 4 diminuzioni. 4 diminuzioni consecutive, 2, 3 4. Poi proseguiamo fino alla fine del giro lavorando le maglie come si presentano. Cominciamo il prossimo giro in cui dovremo fare 8 maglie basse, 3 diminuzioni e poi lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Dopodiché adesso dobbiamo procedere con il fare tre diminuzioni, quindi facciamo la prima, la seconda, la terza. E poi proseguiamo fino al termine del giro lavorando le maglie come si presentano. Proseguiamo ancora con un altro giro in cui lavoreremo 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse, e poi facciamo due diminuzioni consecutive, quindi una diminuzione e due, e poi continuiamo a maglie come si presentano fino alla fine. Adesso nell'ultima maglia che abbiamo realizzato del precedente giro, siccome sono 23 maglie, noi ce ne servono 24, quindi questo è il giro precedente. Facciamo un aumento nel giro precedente, quindi da adesso cominciamo il prossimo giro ed infatti facciamo una maglia bassa e mettiamo il nostro marcapunti. Quindi in questo giro dobbiamo realizzare 2 maglie basse e una diminuzione. E realizziamo 2 maglie basse e una diminuzione fino al termine del giro, e nel nostro lavoro ci saranno 18 maglie basse. Fatto il nostro giro di diminuzioni, proseguiamo con il fare 4 giri di maglie come si presentano, quindi per 4 giri lavoriamo le maglie come si presentano senza fare diminuzioni. Dopo aver realizzato i nostri 4 giri di maglia come si presentano, ci attaccheremo con una maglia bassissima nella prossima maglia bassa, tiriamo il filo, ne tagliamo un po' per la cucitura e poi facciamo un nodino. E di questi pezzi, ovviamente, così come le braccia, ne dovete realizzare due. Quindi realizzate due pezzi, due zampe e li mettiamo da parte. Adesso dobbiamo prendere il filato nero perché andremo a realizzare le orecchie. Per realizzare le orecchie prendiamo il nostro filo nero e avviamo un cappetto magico di 6 maglie basse come al solito. Dopodiché stringiamo il nostro anello magico e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti e al termine del nostro giro ci ritroveremo con 12 maglie basse nel nostro lavoro. Dopo aver fatto il nostro giro da 12 maglie basse, vi ho scritto i giri che dovete seguire. Quindi saremo nel terzo giro e dovete realizzare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro e al termine vi ritroverete 18 maglie basse. Poi nel quarto giro farete 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro e al termine del vostro lavoro vi ritroverete con 24 maglie basse. Poi nel quinto farete 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro e al termine del lavoro del giro vi ritrovate con 30 maglie basse. Dopodiché dovete procedere con il fare 12 giri di maglie come si presentano, quindi dovete fare 12 giri da 30 maglie basse. Una volta che avremo terminato tutti e 12 i nostri giri di maglie come si presentano, proseguiamo con il chiudere il lavoro, quindi facciamo una maglia bassissima nella prossima maglia, allunghiamo, tagliamo un po' di filo per la cucitura e facciamo un nodino. Dopodiché abbiamo finito definitivamente tutte le parti del corpo che costruiscono il nostro Hello Spank e passiamo alle cuciture. Ecco qua che finalmente abbiamo tutti i nostri componenti per poter creare lo Spank. Adesso passiamo con l'imbottitura di tutte le parti del corpo tranne le orecchie. Quindi le orecchie le lasciamo piatte senza imbottitura e invece andremo ad imbottire la testa, le braccia, il corpo e le gambe. Dopodiché, dopo aver imbottito tutti i vari elementi, andremo a cucire la testa al corpo. Allora, per prima cosa, prima di cucire il corpo alla testa, inseriamo il filo che ci è avanzato dalla testa nel lago da lana e poi dobbiamo procedere con il cucire i baffi. Quindi, molto semplicemente, prendiamo il filo
andiamo a cucire i baffi prendendo una maglia da un lato e una maglia dall'altro. Poi facciamo passare il filo e tiriamo. E facciamo così sia da un lato che dall'altro, molto semplicemente chiudendo in questo modo. Dopodiché andremo a cucire il corpo. Ecco qua, una volta che avrò terminato di cucire i baffi, ho tagliato il filo della testa e per cucire il corpo alla testa vado ad usare quello che mi è avanzato dal corpo. Quindi prendo e inserisco il filo nel lago e siccome si trovano le stesse maglie, quindi qui abbiamo 34 maglie e anche qui abbiamo 34 maglie. Quindi molto semplicemente andiamo a prendere una maglia dalla testa, vedete? Come facciamo di solito per cucire i nostri amigurumi. Prendiamo una maglia dalla testa e una maglia dal corpo. Uno e due. E stringiamo. Poi ancora una maglia dalla testa e una maglia dal corpo. Ancora facciamo una maglia dal corpo e una maglia dalla testa. Procediamo così fino al termine, dopodiché faremo un piccolo nodino e disperderemo il filo nella lavorazione. Prima di arrivare completamente alla fine, quando arriveremo a questo punto, ricordiamoci di inserire un po' di imbottitura tra la testa e il corpo, così rafforzeremo il collo. E poi continuiamo a cucire. Ecco fatto. Come secondo step invece andremo a cucire le braccia, quindi schiacciamole in questo punto e le andremo a cucire così come ce le ritroviamo, vedete? Le schiacciamo così e le incolliamo di lato in questa posizione. E dovranno avere le mani incrociate, se vorrete farle incrociate, se no potete pure lasciarle mobili. Io le faccio incrociate, quindi schiaccio le braccia in questo punto e le cucio qui. In questo modo. Quindi cucite le braccia come volete, io alla fine gli darò pure un punto al centro perché lo faccio con un mazzolino di fiori oppure con un solo fiorellino. Quindi cucite le braccia come volete e poi passiamo con attaccare le gambe, le zampe. Ho attaccato anche le braccia e adesso procediamo con il prendere le zampette e le usiamo in questa posizione, quindi appena sotto le braccia, in modo che si tenga seduto. Quindi vedete voi la posizione in cui più vi piace metterle e poi dopo aver cucito le zampe, che sarà semplicissimo, andremo semplicemente a cucire anche le orecchie. Le orecchie le dovremo aprire. La allarghiamo un po' in questo punto e la facciamo entrare proprio qui. Quindi la facciamo entrare proprio all'interno della testa e procediamo a cucire torno torno. Quindi attaccheremo le due orecchie, una a destra e una a sinistra. Dopodiché, dopo aver attaccato questi vari componenti, passeremo alla realizzazione del viso. Una volta che avremo cucito tutte le parti dello spenco, il lavoro ci si presenterà in questo modo. Mi dispiace, se non riesco a farvelo vedere tutto al momento, ma è grande, quindi ve lo farò vedere meglio nel video finale. Adesso dobbiamo procedere con il fare la bocca. Quindi, per prima cosa prenderemo del feltro azzurro e taglieremo questa forma qui. Non ve l'ho fatto vedere come l'ho realizzata perché io faccio completamente a mano, quindi la forma dovrà essere più o meno così. Poi abbiamo bisogno di un cuoricino piccolino che andrà a costituire la lingua che andremo ad attaccare qui e poi dobbiamo creare due denti di queste dimensioni che andranno attaccati, uno qua e uno qua. Questi qua, dopo aver attaccato i vari elementi fra di loro, li andremo ad attaccare al quarto giro dopo la cucitura. Quindi questa è la cucitura, contiamo 4 giri, 1, 2, 3, 4 e dal quarto giro andremo ad attaccare il nostro lavoro fatto con il feltro. Quindi in questo punto attaccheremo la bocca. Incollati i vari componenti di feltro, io l'ho incollati con la colla vinilica, ma vi consiglio di non farlo, vi consiglio di usare la colla a caldo o qualsiasi altro tipo di colla, che
che attacchi subito. Io ho utilizzato quella vinilica perché al momento ho solo questa. Adesso procediamo con la realizzazione degli occhi e dei baffetti. Quindi per prima cosa andiamo a realizzare i baffetti, che dovranno avere una forma del genere. Adesso vi faccio vedere. Dopodiché facciamo passare il filo attraverso il viso e andremo dall'altra parte a fare l'altro baffetto. Ecco qua, ho realizzato l'altro baffetto, non dovranno essere identici, quindi fateli un po' come volete. Adesso dobbiamo passare con la realizzazione degli occhi, che dovranno avere questa forma qui. Quindi dovremo realizzare gli occhi e questa parte sopra delle ciglia. Quindi seguite più o meno questo disegno e fatelo simile a questo qui. Finalmente abbiamo terminato tutto il nostro Hello Spank, e questo sarà il risultato della faccia. Magari se non avete capito qualcosa, qualche passaggio, potete scrivermi tramite un commento o mandarmi un'email, oppure scrivermi sulla mia pagina Facebook. Quindi vi lascio al video finale in cui vi faccio vedere meglio il risultato. Allora, questo è il risultato che andiamo ad ottenere una volta che avremo finito il nostro amigurumi, ed è, come avete visto, è veramente semplice realizzarlo. Quindi io vi lascio, questo è il termine del tutorial, e prima di chiudere volevo dirvi che per questo fiocco ho fatto un piccolo tutorial a parte, perché secondo me può esservi utile anche per altri amigurumi o qualsiasi cosa vogliate farne. Quindi vi ho fatto un piccolo tutorial a parte in cui vi spiego solamente come si realizza il fiocco. Quindi vi lascio il link qui da qualche parte, e così verrete rimandati direttamente al tutorial di questo fiocco se volete realizzarlo. Se no potete anche non farlo, potete metterci qualsiasi altra cosa vogliate. Quindi questo è tutto. Vi invito ad iscrivervi al canale se non siete iscritti, a cliccare mi piace sul video, e a cliccare mi piace anche se volete sulla mia pagina Facebook, dove pubblico tutti i miei lavori che sto facendo, oppure i miei progetti. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.